Prendi, alziamoci in piedi, gloria al Signore. Preghiamo che il Signore ci guida e ci benedica durante lo studio. Gloria all'Eterno. Signore, grazie, 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 grazie a Dio. Grazie con tutto il cuore, Signore, grazie. Grazie perché ci hai accompagnato durante questo giorno. Grazie perché ci hai sostenuto con la Tua presenza. Grazie perché siamo nella Tua casa, Signore, per poter meditare la Tua parola. Insegnaci, o Signore Dio, mediante le scritture sacre, mediante il Tuo Spirito, e dacci un cuore ben disposto, come quello del piccolo Samuele, che desiderava ascoltare la Tua voce e conoscere la Tua volontà. Nel nome di Gesù te lo chiediamo, che è con Te, benedetto in eterno. Grazie, Signore Dio, grazie con tutto il cuore. Amen, gloria al Signore. State comodi, gloria a Dio. Gloria al Signore. Continuiamo lo studio sull'Epistola ai Filippesi. Siamo nel capitolo 2, abbiamo visto come l'Apostolo Paolo, nei primi versi, dice quelli che sono i sentimenti che il popolo del Signore, i credenti, devono avere per poter realizzare l'unità che nella Chiesa di Filippi mancava. E poi Paolo pone un esempio, e l'esempio che lui pone è quello di Cristo. E leggiamo a tal proposito Maddalena, Filippesi, capitolo 2, dal verso 5 fino al verso 11. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Perciò Dio ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, è il Signore alla gloria di Dio Padre. Amen. E quindi l'Apostolo dice: volete sapere quale via dovete seguire? Dovete seguire la via di Cristo, l'esempio che Cristo vi ha lasciato. E questo esempio è mirabilmente descritto da parte di Paolo, il quale inizia dicendo: abbiate in voi, traduce qui la Nuova Riveduta. Il termine greco significa in mezzo a voi, e quindi nella vostra comunità ci deve essere il sentimento che c'era in Cristo Gesù, perché solo allora riuscirete a raggiungere l'obiettivo che vi sto ponendo davanti, cioè quello di superare le discordie, superare le separazioni e arrivare a camminare unitamente. E qual era l'esempio, qual era il sentimento che Cristo ha avuto? È un sentimento sicuramente di umiltà, che lo ha spinto a guardare non al proprio interesse, ma all'interesse dell'umanità. Infatti dice l'Apostolo Paolo, ispirato dallo Spirito Santo: abbiate lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, quindi pur essendo Dio, non si aggrappò al fatto che era Dio e che quindi avrebbe potuto dire: l'uomo mi ha offeso, l'uomo ha peccato, ora se la cavi l'uomo e risolva lui i suoi problemi. Ma immedesimandosi nel bisogno dell'uomo, lasciò la gloria. Infatti abbiamo letto in modo molto chiaro che si spogliò se stesso, quindi lasciò la gloria, prese la forma di un servo, quindi la maestà viene messa da parte, diventa uno schiavo, diventa un servo, diventa qualcuno che si mette a disposizione degli altri, e non solo diventa servo, ma addirittura accetta la morte, e la morte della croce. E questo gesto di Gesù viene poi plasticamente descritto nel Cenacolo, quando Pina, leggiamo in Giovanni capitolo 13, trovandosi insieme ai suoi discepoli, compie un atto che tutti quanti ricordiamo. Giovanni capitolo 13, dal verso 2
fino al verso 5. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si alzò da tavola, depose le sue vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse. Poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto. Si avvicinò dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: Tu, Signore, lavare i piedi a me. Ok, no, fine 5, va bene. Comunque, il concetto qual è? Gesù si trova lì nel cenacolo, sappiamo tutti bene la scena e la storia. È il momento in cui bisognava lavare i piedi, perché questa era l'usanza del tempo. Chi doveva fare il lavaggio dei piedi? Uno schiavo. Il problema è che nella comitiva di Gesù uno schiavo non c'era. E allora io mi immagino la scena di questi discepoli che sono tutti quanti seduti e che ognuno guarda l'altro dicendo: chi lo farà? E forse qualcuno avrà pensato: quasi quasi lo faccio io, però poi subito dopo arriva l'orgoglio umano: e perché lo devo fare io? E allora, siccome nessuno si alzava, Gesù che fa? Si alza. E qui vediamo descritta, ripeto, in modo plastico, quello che avviene nell'eternità. Dice che Gesù si alza, depone le sue vesti, si spoglia della sua gloria. Prende, abbiamo letto, un asciugatoio e se lo cinse, si fa servo. E, dice la parola di Dio, mise dell'acqua nella bacinella e cominciò a lavare i piedi, l'umiliazione. Perché era un lavoro che doveva essere fatto da parte di uno schiavo. E allora Paolo dice: volete risolvere i vostri problemi? Dovete avere lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale non ha detto chi lo farà, ma ha detto lo faccio io. Il quale non ha aspettato gli altri, ma ha detto prendo io l'iniziativa. E sia benedetto il Signore per questo meraviglioso esempio che ci è stato lasciato. E se voi ricordate, ora lo leggiamo, Gesù dopo aver fatto questo gesto, Maria Antonietta, sempre Giovanni 13, dal verso 12 fino al verso 16, fino al verso 17, scusate, da 12 a 17. Quando dunque ebbe loro lavati i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, dite bene perché lo sono. Se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti, vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. In verità vi dico che il servo non è maggiore del suo Signore, né il messaggero è il maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati e le siete fatte. Vedete, Gesù riprende le vesti, quindi risale nella gloria. E ci dice ancora questa sera la stessa cosa che disse ai discepoli in quella sera: capite quello che ho fatto? E qui la domanda ce la dobbiamo porre, dobbiamo riflettere: abbiamo capito quello che ha fatto Gesù? Perché lui aggiunge: voi mi chiamate Signore e Maestro, e fate bene perché io lo sono. Attenzione, Gesù non lo fece perché stava sminuendo se stesso o perché non si rendeva conto di chi fosse. Lui sapeva di essere Dio e di essere venuto su questa terra in quanto Dio, pur avendo preso un corpo di carne. Però lo fece per quale motivo? Affinché noi avessimo un esempio. E mi sembra di capire che Gesù sta dicendo: se l'ho fatto io che sono Dio, che dite? Lo dobbiamo fare anche noi. E aggiunge Gesù: vi ho dato un esempio affinché voi facciate come vi ho fatto. Cioè, non vi ho lasciato questo esempio affinché ve lo raccontiate tra di voi e diciate quanto è stato bravo Gesù o sarebbe giusto fare così, ma affinché lo facciate, andiate oltre l'intellettualismo religioso e scendiate nella pratica cristiana. Perché, conclude Gesù, se sapete queste cose siete beati se le fate. E allora Paolo sta dicendo ai Filippesi,
Volete risolvere i vostri problemi? Dovete avere il sentimento di Gesù, il quale ha lasciato la gloria, pur sapendo che era Dio, pur essendo Dio, ha preso un corpo di carne, si è fatto servo, si è fatto ubbidiente fino alla morte, e alla morte della croce. E giunge Paolo, e l'abbiamo letto prima, perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio. Quindi c'è l'umiliazione, ma c'è poi anche l'innalzamento. E questo principio nella Bibbia è presentato in più occasioni. Non c'è gloria se non c'è umiliazione. Non c'è gloria se non c'è umiliazione. Perché Gesù umiliò se stesso. Ora, per Gesù il termine umiliare ha un senso, perché lui è Dio e si è fatto uomo. Noi siamo già uomini. La parola uomo in latino viene da humus, e humus in latino indica la terra. Noi siamo per natura fragili, umili. Il problema è che noi ci inorgogliamo, e qui c'è il contrasto tra il primo Adamo e il secondo Adamo. Il primo Adamo, che è colui che venne creato da parte di Dio, e il secondo Adamo, che è Cristo Gesù. Mentre il primo Adamo, per orgoglio, perché quale fu il messaggio che Satana diede ad Eva affinché mangiasse il frutto dell'albero? Se mangerete, diventerete uguali a Dio. E dinanzi a questa offerta, Eva disse, e chi se la lascia sfuggire questa occasione? Ne mangiò lei e ne diede a suo marito. Però non era egoista. Sì, va bene. Allora, stavo dicendo. Si spartì un punto. Ne mangiò lei e ne diede anche a suo marito, il quale a sua volta ne mangiò. L'orgoglio, sono uomo, voglio diventare Dio. L'umiltà di Cristo, sono Dio, mi faccio uomo per poter salvare l'uomo. La disponibilità ad abbassarsi. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato. Chi di noi è pronto ad umiliarsi? Beh, davanti a Dio saremmo tutti capaci, spero. Ma il problema è che Gesù si umiliò davanti a degli altri uomini: Pietro, Giacomo, Giovanni, Giuda, Tommaso, eccetera. Siamo pronti ad umiliarci per amore del Signore davanti agli altri uomini? Per natura no. Per questo dobbiamo nascere di nuovo, e per questo, una volta nati di nuovo, dobbiamo pregare: Signore, aiutami a imparare dal tuo figlio Gesù Cristo, il quale, pur essendo in forma di Dio, umiliò se stesso. Ora, questo concetto dell'umiliazione è sicuramente un concetto che non ci piace, è inutile girarci intorno, è un qualcosa che non ci aggrada, però sicuramente è un qualcosa che ci viene richiesto. E come dicevamo prima, è un qualcosa che però precede la gloria. Mamma, per favore, Matteo capitolo 18 verso 12, poi Mariella Luca capitolo 14 verso 11, e poi Anna Luca capitolo 18 verso 14. Matteo 18, no scusami, Matteo 23 verso 12, chiedo scusa. Matteo 23 verso 12, poi Luca capitolo 14 verso 11, e poi Luca capitolo 18 verso 14. Chiunque si innalzerà sarà abbassato, e chiunque si abbasserà sarà innalzato. Quindi, innalzarsi significa essere abbassati. Umiliarsi significa essere rialzati, innalzati. Luca. Perché chiunque si innalza sarà abbassato, e chi si abbassa sarà innalzato. Ancora Luca. Io vi dico che questi scese a casa sua giustificato piuttosto che quell'altro, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Ora, queste parole vengono dette da Gesù in relazione al pubblicano e al fariseo che pregano nella sinagoga. E voi vi ricordate che c'è il fariseo davanti al primo banco,
tanto sia il secondo, che sta lì e dice: Signore, quanto sono bravo, o no? E grazie Signore che non sono come gli altri, soprattutto grazie Signore che non sono come... C'era un pubblicano all'ultimo banco seduto, che mentre il fariseo pregava così, questo qua non osava neanche alzare il capo, si batteva il petto e diceva: Signore, abbi pietà di me. E grazie che non sono neanche come quel pubblicano lì, è una vergogna che si è fatto entrare in chiesa. Gente così bisognerebbe sbatterli fuori. Le porte di una chiesa non dovrebbero essere aperte a gente così. Ma cosa disse Gesù? Il fariseo che si stava innalzando orgogliosamente non venne perdonato, mentre il pubblicano che si stava umiliando venne dal Signore lodato. Chi si abbassa sarà innalzato, chi si innalza sarà abbassato. Tant'è che nel regno dei cieli molti primi saranno ultimi e molti ultimi saranno primi. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato, dice riguardo a Gesù, perché lui è stato pronto ad umiliarsi. E qui viene richiamato un verso che si trova in Isaia capitolo 45, Maddalena, verso 23. A cosa mi riferisco? Ah, Rina, scusami, Isaia 45, 23, chiedo perdono, mi sto umiliando. Isaia 45, 23, chiedo perdono. Cosa cita? Il fatto che nel nome di Gesù si piegherà ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio. No, Isaia 45, verso 23. No, fin qui. E allora qui è Dio che parla. E cosa dice? Ogni ginocchio si piegherà davanti a me. Qui dice che siccome Gesù si è umiliato, egli sarà sovranamente innalzato affinché nel suo nome ogni ginocchio si pieghi. Due cose. Uno, vuol dire che Gesù è Dio o no? Se chi parla nell'antico è colui davanti al quale ci si inginocchia, e qui viene detto che ci si inginocchierà davanti a Gesù, vuol dire che Gesù è Dio. D'altronde, quando nell'Apocalisse Giovanni si inginocchia per adorare l'angelo, l'angelo gli disse: non se ne parla proprio, guardati dal farlo, io sono come un tuo servo. Mentre quando, prima che Gesù ascenda al cielo, nel Vangelo di Luca, leggiamo che i discepoli lo adorarono, Gesù non è che disse: guardatevi dal farlo, anzi accettò giustamente l'adorazione. Quindi il nome di Gesù, la persona di Cristo, è stato vero uomo ed è vero Dio benedetto in eterno. E questo è un fondamento della nostra fede. E proprio per questo motivo lui ha l'autorità. E se vi ricordate, Gesù disse ai suoi discepoli: ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. E ora vi dico una cosa, nel mio nome andate. Cioè sta dando quell'autorità ai suoi discepoli, affinché annuncino l'Evangelo nel suo nome e nel suo nome compiano i segni, i prodigi e i miracoli che lui ha promesso. E qui deve scattare la nostra fede. Se siamo cristiani, se siamo salvati, se siamo nati di nuovo, se il Signore ci ha riempiti di Spirito Santo, il Signore ci ha dato un'autorità che non è nostra, ma che abbiamo ricevuto di riflesso da parte di Dio. E vogliamo nel nome di Gesù continuare a pregare credendo che ogni malattia può essere vinta, che ogni situazione impossibile può essere rivoluzionata, perché a Gesù tutto è possibile e Dio ci aiuti. E l'Apostolo Paolo, dopo aver evidenziato quindi questo aspetto relativo al sentimento di Cristo che deve albergare nei Filippesi affinché si possa ritrovare questa armonia, passa ora, dopo aver parlato di questo, all'attacco, e si rivolge direttamente ai Filippesi stessi. E Mary, visto che ti trovi, Filippesi capitolo 2, versi da 12 fino a 18.
Così, miei cari, voi che foste sempre ubbidienti, non solo come quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperati per il compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. Fate ogni cosa senza mormorì e senza dispute, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio, senza biasimo in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri del mondo, tenendo alta la parola di vita in modo che nel giorno di Cristo io possa vantarmi di non avere corso in vano, né in vano faticato. Ma se anche vengo offerto in deliberazione sul sacrificio e sul servizio della vostra fede, ne gioisco e me ne rallegro con tutti voi. E nello stesso modo gioite anche voi e rallegratevi con me. Amen. E quindi l'Apostolo Paolo dice: ora ho parlato abbastanza. Voi mi siete cari anche perché siete stati ubbidienti alla parola del Vangelo. Quando vi ho parlato di Cristo, voi avete accettato quella parola, avete accettato le mie esortazioni. Ora io spero, sta dicendo l'Apostolo, che siate, mentre sono assente, ubbidienti come lo siete stati quando ero presente. E Paolo spesso fa appello all'ubbidienza che i credenti dimostrano al momento della conversione. Voglio farvi leggere, Maddalena, per favore, qualche verso a questo riguardo. Leggiamo in Romani, aspetta che ho perso dove avevo segnato il verso. L'ho perso, vabbè, non lo leggiamo. Ho perso il verso, no, mi sono dimenticato, leggerei qualcos'altro. Comunque, in altre epistole Paolo fa appello alla loro all'ubbidienza dei credenti appena sono convertiti. Ora facciamo un salto con la nostra memoria indietro, quando il Signore ci ha salvati. È un momento particolare della nostra vita, nel quale, siccome il Signore ha operato nel profondo del nostro cuore, per il Signore siamo pronti a tutto. Ed è per questo che il Signore opera in modo meraviglioso all'inizio della conversione. Non perché Dio è l'Iddio di quel momento, ma perché in noi c'è un'apertura di cuore, un desiderio, una disponibilità verso il Signore, che purtroppo delle volte poi con l'andare del tempo si perde. Ecco, noi dovremmo avere sempre quella semplicità che abbiamo avuto quando il Signore ci ha salvato, nell'ascoltare, nell'accettare e nel praticare la parola di Dio. La benedizione del Signore su di noi dipende proprio da questo, dal fatto che noi permettiamo alla parola di Dio di plasmare la nostra mente e di guidare il nostro agire. Prova a pensare quanti passi hai fatto che non avresti mai voluto fare, ma in quel momento l'hai fatto perché capivi che era il Signore che te lo diceva. Poi che succede? Il cuore si torna a indurire. Perché lo dovrei fare? Perché il Signore te lo chiede. Ma me lo sta chiedendo il fratello, la sorella, ma non è forse il Signore che si sta servendo del fratello o della sorella? Perché se è scritto, può darsi anche che te lo dice un uomo o una donna, ma se è scritto nella parola di Dio: Signore, dammi quel cuore così morbido, così malleabile, così pronto e disponibile a fare quello che tu chiedi, anche quando questo mi costa tanto. Torniamo all'esempio di Cristo: umiliò se stesso. Perché lo fece? Per la salvezza dell'umanità. Perché lo dovrei fare? Qui ai Filippesi viene detto, siate ubbidienti come lo eravate in passato, affinché ci possa essere il compimento della vostra salvezza. E qui l'Apostolo Paolo, in termini esegetici, non sta parlando della salvezza individuale, ma sta parlando della salvezza della comunità, che era attaccata da Satana. Era come una città dell'Antico Testamento che era circondata dai nemici, i Filistei, i Madianiti, prendete quelli che volete. E quello era il momento in cui bisognava unire le forze per combattere quell'avversario ed essere salvati dall'attacco dell'avversario. Il diavolo si stava insinuando in quella comunità spargendo discordie, gelosie, liti, divisioni, opere della carne.
e loro non se ne accorgevano e pensavano di avere come nemico il fratello o la sorella di turno. Evodia pensava che suo nemico era Sintiche o Sintiche. Sintiche pensava che la sua nemica era Evodia, ma in realtà chi era il nemico? Era uno, ed era Satana che si stava insinuando. Allora Paolo dice: voi avete una battaglia, non ve ne accorgete, voi dovete salvarvi come comunità, perché se Satana prende il controllo, voi diventerete suoi schiavi e non potete essere più luce di questo mondo. Per questo gli dice: siate obbedienti e adoperatevi al compimento della vostra salvezza. Ripeto, non è la salvezza individuale, ma è il sopravvivere della comunità cristiana a Filippi, che era in pericolo. E sappiate che gli attacchi di Satana sono sempre gli stessi e fa sempre le stesse cose, perché purtroppo ai noi ha successo, gli riesce sempre. Ma per questo ci è stata lasciata la parola di Dio, affinché noi non ignoriamo le macchinazioni e le astuzie dell'avversario. Quante volte noi ci lasciamo fuorviare e guardiamo al nemico sbagliato? Il nostro combattimento, Efesini capitolo 6, non è contro carne e sangue, è un altro il combattimento che dobbiamo affrontare. Quante energie spendiamo in combattimenti che non dovremmo fare? E quante poche energie impegniamo nel combattimento maggiore, quello vero, quello reale che dobbiamo affrontare, quello contro le tentazioni, le macchinazioni di Satana, il peccato. Signore aiutami, Signore aiutaci, affinché possiamo vedere chiaramente il bisogno che c'è, che come popolo del Signore continuiamo a rimanere il popolo di Dio, che è un popolo che si distingue. E Paolo ora su questo comincia ad agire, preannunciando una cosa, che è Dio che produce il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. Cioè, volere che il Signore vuole che voi agiate in un certo modo, Lui lo produce in voi questo desiderio, però tocca a voi assecondare questo sentimento che il Signore mette nella vostra vita. Perché poi ognuno di noi ha una sua volontà, e magari il Signore ci pungoli, noi siamo liberi di dire no. Quando Gesù apparve a Paolo sulla via di Damasco, cosa gli disse tra le altre cose? Ti è duro ricalcitrare contro il pungolo. Cioè, Paolino mio, io ti sto parlando da tanto tempo, ti sto facendo vedere tante cose, ma tu no, non è venuto il momento che ti arrendi. E finalmente Paolo dice: chi sei, Signore? La risposta di Gesù: e io sono Gesù che tu perseguiti. Ma chi ti ha toccato mai? Tu stai toccando i miei figli. Chi tocca i miei figli sta toccando me. Ecco perché noi dovremmo essere un po' più ricettivi verso la parola del Signore. Perché delle volte, senza volerlo e senza accorgercene, noi non stiamo facendo male al fratello o alla sorella. Noi stiamo facendo male al corpo di Cristo. Noi stiamo toccando un fratello e una sorella che è preziosa agli occhi di Dio come la pupilla dell'occhio suo. Signore, aiutaci ad amarci, a rispettarci e ad onorarci, a dirci le cose, ora vedremo come, ma a rispettarci per quello che siamo, figli di Dio, credenti salvati per grazia. Perfetti? No, ma salvati per grazia. Tizzoni strappati dal fuoco. E allora dice: Dio produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. E allora come dovete fare? Lo abbiamo letto al verso 14. Uno, innanzitutto, dice Paolo, fate ogni cosa senza mormori e dispute. Cioè, fate delle cose, però non basta farle, bisogna farle come si conviene. Ed è bello qui il contrasto che c'è tra mormorii e dispute, ok? Che sono due modi diversi di fare la stessa cosa. Mormorio è facile, in inglese si chiama gossip. Questo è il mormorio. Cioè, che succede? Succede che sorella Maddalena fa una cosa per la gloria di Dio e io e mia moglie ci mettiamo nella nostra stanza segreta a però mormorio. Avere sempre da che ridire su tutto quello che viene fatto.
come se noi fossimo stati chiamati da Dio ad essere giudici e spettatori di quello che gli altri fanno e dire e parlare di quello che gli altri fanno. Ora attenzione, noi siamo molto bravi a vedere gli errori ma mai ad elogiare i risultati raggiunti, e questo è un peccato, perché rinunciamo ad essere una benedizione per il prossimo. Perché se gli dico a Maddalena, grazie a Dio che il Signore ti ha messo nel cuore di fare questa cosa, Maddalena è benedetta tramite me da parte del Signore, perché si sente incoraggiata. E rinuncio ad essere anch'io benedetto, perché il lavoro che sta facendo Maddalena poi, siccome è fatto per l'opera di Dio, torna anche al mio vantaggio. E invece no, devo stare lì a rovinarmi il fegato con i mormori. Dovete fare le cose senza mormori. Non, che non significa che non dobbiamo dirci le cose, ma non col mormorio, in modo diretto, chiaro, schietto, con un parlare rispettoso che si addice a un cristiano. Perché i cristiani, grazie alla parola di Dio, hanno imparato a parlare. Prima eravamo muti, ora abbiamo imparato a parlare e a parlare nel modo giusto. E allora può succedere che Maddalena mi vede che faccio una cosa nel modo sbagliato. Non è che deve stare lì in silenzio, perché se no fratello si offende. Nemmeno deve cominciare a parlare con l'altra sorella. Viene da me e dice: guarda Francesco, apprezzabilissimo quello che stai facendo, Dio ti benedica, però secondo me lo potresti fare in quest'altro modo. E allora ci confrontiamo, magari sto sbagliando e gli dico: grazie sorella perché mi hai corretto. Oppure riesco a spiegarmi e dico: guarda sorella, sto facendo così per questo motivo, ah non ci avevo pensato, hai ragione tu. Così l'opera di Dio va avanti. Noi non è che dobbiamo essere, come disse una volta un fratello di una sorella, quella sorella è irreprensibile. Ah, gloria a Dio. No, no, è irreprensibile perché non gli può dire niente. Come dice qua, parti in qua. Non dobbiamo essere così. Se un fratello ci dice una cosa, vuol dire che ci ama. Vuol dire che una persona onesta, coraggiosa, non è un codardo. Non è una persona che si nasconde. Dobbiamo ringraziare il Signore per queste sorelle e per questi fratelli. Perché il Signore ci ha insegnato a fare così. Dobbiamo fare le cose quindi senza mormori e senza dispute, l'opposto, cioè vedo la sorella Maddalena che fa una cosa e mentre la guardo, sorella, ma che stai facendo? Ma come ti permetti? Ma che ti ha messo? Ehi, sta calmo. Siamo persone civili e cristiane. Le cose si dicono senza dispute. Non dobbiamo cioè andare oltre le righe. Assemblea di chiesa nella quale si discute del colore delle mura della chiesa, tanto non dobbiamo pitturarla. Si alza una sorella e dice: per me dobbiamo fare bianco. Ma che tu non capisci niente, ma tu sei fuori dal mondo. No, sorella, secondo me bianco no, meglio giallo. Ci sono modi e modi di fare e di dire le cose. Signore ci dia sapienza, intelligenza, parlare sano e ci insegni come ci dobbiamo comportare. Senza mormori e senza dispute, da cristiani. O non siamo cristiani? Non certo, però dimmi. Per esempio dico, i mormori della chiesa sono quasi della cultura, delle cose, no? Se uno poi gede, qualcuno deve gedere, ma non può gedere. Allora in questi... Non si può dire a me, sì. Ma infatti in questi casi, siccome non si tratta di questioni dottrinali, si fa maggioranza. E quello che decide la maggioranza è legge per tutti. Cioè, voglio dire, mi spiego. Se, torniamo a questo esempio sciocco, se si decide di fare la chiesa bianca, siccome io dicevo che è gialla, non è che devo essere poi l'eterno malcontento e ogni qualvolta, siccome si è fatta gialla, non si vede tanto, ma io l'avevo detto che si doveva fare, è fatta bianca, la prossima volta si farà di un altro colore. Cioè, poi dobbiamo essere anche abbastanza saggi da accettare le decisioni fatte. Queste che devo accettare, le decisioni. Fatemi usare un termine democratico, le decisioni, un termine politico, scusa, dobbiamo accettare le decisioni democratiche. La maggioranza ha deciso così, non ero d'accordo, però, amen, o no? Ma dobbiamo farlo, per amore della Chiesa, se vogliamo salvarci come comunità e vogliamo continuare ad andare avanti uniti nella fede. Perché se ognuno continua a fare la sua strada, poi si creano i partiti del giallo e i partiti del bianco. A che servono? A dare una cattiva testimonianza, perché poi quando subentra l'orgoglio, l'invidia, la gelosia, le cose non rimangono dentro, poi cominciano ad andare fuori. La prima persona, ma io l'avevo detto, solo che c'è fine chiesa non si capisce niente.
no? Queste cose assurde, che nelle quali il diavolo ci sguazza. Dice, ah, non c'è bisogno neanche che io muovo un dito, questi fanno tutti da solo, rovinano tutti quanti da solo. Facile, facile, basta metterli contro sul colore delle mura. Per questo l'Apostolo Paolo li incitava a non fare le cose con mormorio, con dispute, perché? Perché dovevano essere, verso 15, irreprensibili, integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa. Che vuol dire questo? Che la comunità di Filippi, nella città di Filippi, doveva essere una comunità che era irreprensibile, cioè non si poteva dire nulla. Guarda, questi qua sono veramente dei cristiani. Tra di loro si vogliono bene, tra di loro si rispettano, non parlano mai male l'uno dell'altro, cercano le cose di Dio, parlano delle cose di Dio, onorano il nome di Dio, veramente. Questi si vede che sono persone diverse, irreprensibili, cioè non si deve poter dire nulla. Che il Signore ci aiuti, perché sennò la testimonianza non va avanti. Ora, noi spesso diciamo, quelli di fuori, le persone non convertite hanno il cuore duro, il che può essere anche vero, ma è solo quello. Siamo irreprensibili? Siamo senza biasimo? Cioè, persone che si comportano in modo tale che quando passiamo nessuno possa dire, ma quello dice di essere cristiano, ma l'hai sentito come parla? L'hai saputo quello che ha fatto? Lo vedi come si atteggia? Non deve essere così, altrimenti la testimonianza non va avanti. Integri, che apparteniamo, cioè, interamente al Signore, perché se io sono uno che predica bene ma razzola male, non si ruba, bisogna essere onesti, bisogna fare le cose per bene, bisogna rispettare le leggi, ma poi mi vedono che non è esattamente così, perché io poi quando la legge la devo violare, che viene comoda a me, la violo e magari me ne vanto pure. L'opera di Dio non può andare avanti. Ecco perché l'Apostolo Paolo li esortava: uno, ad essere uniti; due, ad amarsi; e tre, a comportarsi in modo tale che nessuno potesse dire niente. Ricordo una testimonianza del fratello Raudi, il quale disse, o meglio, mi raccontò, o lo raccontò in chiesa, non mi ricordo, che quando iniziò l'opera di Dio a Crotone, c'era un giovane che aveva cominciato a frequentare la chiesa e che cominciò a frequentare una cattiva compagnia. E uno del mondo si avvicinò al fratello e gli disse, guardi, io ho grande stima di voi, perché a Crotone l'unico posto pulito è la chiesa evangelica. E proprio per questo vi voglio avvisare, quel ragazzo sta prendendo una brutta strada. Se potete, fermatelo, perché sennò vi rovina la reputazione della vostra comunità. Che Dio ci aiuti affinché le persone fuori possano dire, la chiesa evangelica è un posto pulito, dove ci sono persone pulite, non perfette, ma che onorano il nome che portano, quelli di figli di Dio. Perché dire io sono un figlio di Dio è facile. Quanto ci vuole? Figlio di Dio, tre parole. Ma il problema non è dire io sono figlio di Dio. La sfida è dimostrare che siamo figli di Dio. E lì le parole non servono a niente. Lì ci vuole una vita che sia irreprensibile, integra, senza biasimo. Così allora potremo essere figli di Dio in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendiamo come astri nel mondo. E qui la figura è bellissima. Provate a immaginare una serata senza nuvole, soprattutto d'estate, ma anche d'inverno. In mezzo a tutto quel buio, a quel nero, cosa si vedono? Dei puntini luminosi. E nel guardare quei puntini luminosi ci dimentichiamo di tutta la volta celeste scura. Quello che ci attrae sono i puntini luminosi. In questo paese, come in tutti i paesi, il mondo giace sotto il potere del maligno, vive nelle tenebre, ma ci devono essere questi puntini luminosi. E chi devono essere? Io,
ognuno di noi, quegli astri luminosi che risplendono in mezzo a un mondo di tenebre, che danno una speranza a chi è intorno a noi, per dire c'è ancora un cristianesimo vero, c'è ancora un cristianesimo che va al di là del denominazionismo, c'è un cristianesimo che attira, che attrae, perché noi siamo attratti da quelle stelle. E chissà quante volte abbiamo fantasticato. Fratello Grasso, mi ricordo quando venne per la tenda, che una sera, mentre tornavamo a casa dalla tenda, eravamo proprio sotto il portone di casa mia, mi disse, mo fermiamoci 5 minuti. E ho detto io, perché? Che è? Io a Milano le stelle non le vedo mai, perché là c'è lo smog. Qui ci sono le stelle e me le voglio godere. Mi voglio portare un pezzo di cielo della Calabria lì a Milano. Quanto sono belle le stelle. Signore, ci vede essere questo. Astri luminosi in un mondo di tenebre. Lo possiamo essere, sì, se con l'aiuto del Signore siamo irreprensibili, integri, figli di Dio senza biasimo, e teniamo, verso 16, alta la parola di vita, in modo che nel giorno di Cristo io possa vantarmi di non aver corso in vano. Perché sapete bene che la Chiesa è colonna e sostegno della verità. E noi dobbiamo portare alta la bandiera dell'Evangelo. Cioè le persone devono vedere che noi siamo i difensori della verità di Dio. Mentre oggi questa verità viene calpestata, perché tutti quanti vogliono introdurre qualcosa di nuovo e di diverso, noi continuiamo a difendere il Vangelo. Per me, quello che è scritto nel Vangelo non deve essere attualizzato. Sì, ma ormai sono tutti quanti in un certo modo, sono diventati tutti quanti pronti ad accettare i matrimoni tra uomini e uomini, tra donne e donne, quindi ci dobbiamo adeguare anche noi. No, noi teniamo alta la bandiera dell'Evangelo, che dice che questo è peccato. Sì, ma ormai si divorzia, bisogna essere pronti ad accettare anche questo, i divorzi nelle nostre chiese, le seconde nozze, le terze nozze. No, noi teniamo alta la bandiera dell'Evangelo. Sì, ma bisogna essere pronti un attimino ad accogliere anche tutte le novità. No, noi teniamo alta la bandiera dell'Evangelo, perché se no non saremo degli astri luminosi, ma cominceremo a oscurarci anche noi. Ma il sale che diventa insipido, a che serve? Una luce messa sotto un moggio, a che serve? Signore, aiutami. Perché in questo modo, come dice Paolo, potrò, dice lui, un giorno essere certo di non aver corso in vano né in vano faticato. E qui il ricordo di Paolo, o meglio le parole di Paolo, mi ricordano quello che troviamo scritto, alzi la mano che ho letto per ultimo, mi ricordi? Maddalena, allora Pina, Prima Corinzi capitolo 3, mi portano alla mente quello che l'apostolo Paolo scriveva ai Corinzi. Prima Corinzi capitolo 3, dal verso 12, anzi facciamo una cosa così è più chiaro, leggiamo dal verso 10 fino al verso 15. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come esperto architetto ho posto il fondamento, un altro vi costruisce sopra, ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruito sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. E qui l'apostolo Paolo fa un esempio bellissimo riguardo al lavoro spirituale, ed evidenzia che quando si costruisce nel campo del Signore bisogna stare attenti a come si costruisce. E Paolo dice, io lì a Filippi, per la grazia di Dio, ho posto un fondamento, perché ho piantato l'Evangelo. E ho visto quest'opera che è cominciata a crescere, ho questa fiducia che colui che ha iniziato un'opera buona la porterà a compimento. Però, fratelli, sorelle, quello che vedo è che tutto quello che ho costruito si sta piano piano distruggendo.
Ho paura che sia paglia, che sia stoppia, che sia fieno. Perché ci sono contese tra di voi, ci sono liti, gelosie, invidie, non vi sopportate. Ho paura che quando verrà il giorno del Signore, questa chiesa verrà provata con il fuoco. E di questa chiesa di Filippi non resterà altro che cenere. E io avrò corso in vano, mi sarò affaticato in vano. Non sarà servito a niente. Certo, sarò salvato come un tizzone strappato dal fuoco, ma io mi aspetto di più da voi, fratelli miei e sorelle mie. È quello che sta dicendo Paolo ai Filippesi. Li sta incoraggiando a mettere da parte i loro interessi personali per dare spazio e valore agli interessi dell'opera di Dio lì a Filippi. Li sta esortando a cambiare registro perché in quel modo stavano macchiando la testimonianza dell'Evangelo e stavano distruggendo un'opera che era costata fatiche all'Apostolo Paolo. Era stato maltrattato, era stato in prigione per poter vedere quell'opera nascere. Era dovuto fuggire da Filippi nel pericolo di morte per vedere quell'opera nascere e per edificarla. E ora, perché quei credenti avevano smarrito la spiritualità, quell'opera doveva essere distrutta. No, era costata troppo a Paolo. Ma posso dirvi una cosa? Più che a Paolo era costata a Cristo Gesù. Perché era morto sulla croce per quell'opera. Perché era stato coronato di spine per quell'opera, perché era stato flagellato per quell'opera, perché non aveva detto una parola quando tutti lo ingiuriavano e lo sputavano e lo maltrattavano per quell'opera, perché ha avuto il coraggio di dire: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno per quell'opera, ma non solo per l'opera di Filippi, anche per l'opera di Chiaravalle, della nostra nazione, del mondo intero. E proprio perché è costata tanto a un uomo giusto che non ha commesso peccato, che era Dio e che si è spogliato della sua gloria, ha preso un corpo di carne e si è fatto servo e si è umiliato, è stato ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Che Dio ci dia grazia di saper guardare non a quello che piace a noi o a quello che secondo noi è giusto, ma a quello che piace al Signore e a quello che è giusto secondo la parola di Dio. E allora l'opera del Signore sarà un'opera che prospererà. E il cuore dell'Apostolo Paolo si sarebbe rallegrato per Filippi, il cuore di quanti lavorano nel campo del Signore si rallegrerà per Chiaravalle, perché sappiate che quando l'opera di Dio progredisce nella fratellanza c'è grande gioia. Sì, il cuore dei credenti sinceri, quelli veri, quelli cristiani nati di nuovo, sarà gioioso, perché l'opera di Dio, quando viene fatta con timore e tremore, è un'opera che porta frutto. Delle volte è la Chiesa che cresce numericamente, altre volte la Chiesa non cresce numericamente, ma qualitativamente. Ci sono i membri, cioè, che sviluppano la loro fede, sviluppano le virtù spirituali e brillano sempre di più. E quello prima o poi porterà del frutto per la gloria di Dio. Perciò vogliamo accogliere, ho concluso, nei nostri cuori l'invito dell'Apostolo Paolo, affinché ognuno di noi sia una luce a casa sua, sul lavoro, nel paese di Chiaravalle. E noi possiamo veramente dire, per la grazia di Dio, sono quello che sono. E il Signore mi ha benedetto. Andiamo sulle nostre ginocchia, chiudiamo i nostri occhi, chiudiamo il nostro capo.